Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento con Good Night Milano, il focus su quelle che sono le realtà milanesi e non solo, di cui appunto parliamo ogni settimana. E come potete già vedere in video, io presento il mio ospite di questa sera, Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene. Buonasera a tutti. Buonasera. Presidente di Rete Irene, che come dicevamo prima fuori onda, il primo network di aziende che promuove la realizzazione che sviluppano le prestazioni energetiche. Sì, esattamente, un network che è nato 6 anni fa, ormai 6 anni e mezzo fa, ed è nato da un'idea di una serie di aziende del comparto edile, del comparto tecnologico, degli impianti e dell'industria di unirsi, di fare squadra, di fare rete, e infatti ci siamo configurati come rete d'impresa, per cercare di andare a sensibilizzare quello che è il cittadino, quindi l'utente finale, nel far capire qual è la grande opportunità di svolgere e di realizzare interventi di riqualificazione energetica che possono consentire poi una drastica riduzione dei consumi e quindi un conseguente guadagno, è Risparmio. un risparmio, ma un guadagno soprattutto per le famiglie, perché stiamo parlando di migliorare la condizione economica anche delle famiglie, lasciando comunque alle stesse in tasca comunque dei soldi alla fine Esatto, e ne dell'intervento. parleremo poi più approfonditamente nel corso Certo. dell'intervista, però sì, il concetto appunto è un risparmio sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dell'ambiente, e questo è importante proprio Assolutamente. perché è di poche ore fa, quindi cade anche un po' a pennello questa nostra intervista, per cui l'ONU, tramite il Global Environment Outlook, ha stimato che un quarto delle morti premature e delle malattie del mondo sono collegate all'inquinamento che è provocato Atmosferico. dall'uomo. E quindi io le faccio subito una domanda diretta: come siamo messi? Come siamo messi nel mondo? Forse è troppo per provare a spiegare nel mondo, ma insomma, Parliamo di dovremmo stare un po' più Milano. attenti. Va bene. Il come siamo messi è una domanda simpatica, nel senso che la risposta sembra scontata, siamo messi male, ma siamo messi male perché non stiamo attenti da questo punto di vista e non ci rendiamo conto, tutto sommato, che siamo noi stessi la causa dell'inquinamento atmosferico che poi incide sulla salute di noi stessi, non solo Certo. sulla salute di quelli che non conosciamo. Quindi generiamo comunque inquinamento atmosferico, creiamo dei problemi di salute, chi li crea pensa che i problemi siano della persona che gli sta di fronte, ma i suoi, nella realtà sono di tutti noi, perché noi, i nostri figli, i nipoti, per chi ha nipoti, respiriamo comunque sempre la stessa aria. E tra l'altro viviamo in una zona che è quella milanese, piuttosto che anche quella lombarda, che è una delle zone più inquinate dal punto di vista atmosferico del paese Italia. E dovremmo cominciare a farci delle domande e capire quali sono le cause e quali possono essere le risposte che si possono dare per migliorare la riduzione delle fonti di inquinamento e per migliorare quindi le condizioni ambientali e far sì che ci sia anche un benessere dal punto di vista proprio dell'utenza, quindi del cittadino e di tutti noi. Ecco, a questo punto, proprio parlando di Milano, no? Ormai è quasi un mese, se non sbaglio, che è attiva questa famosissima area B, di cui io devo essere sincero, ho cercato Famigerata. di trovare delle informazioni anche dal sito del comune, eccetera. A me sembra che sia passato tutto un po' troppo in sordina rispetto a quelle che poi possono essere le potenzialità di un'area così vasta. È passato abbastanza in sordina e condivido questo pensiero e questa visione. Non voglio essere critico o polemico nei confronti di quella che è un'iniziativa, ed è un'iniziativa, se si vuole, anche corretta, un'iniziativa che va in linea a portare Milano alla media delle grandi capitali europee, dove si circola sempre meno con le auto, si utilizzano i mezzi di trasporto o si incentivano le auto elettriche piuttosto che una serie di altri strumenti. Non bisogna però pensare che area C, area B, una futura area A o quello che potrà nascere Sì, da che già tra l'altro qualche con l'area B successiva, ormai quasi tutta il Milano. 70, 70, 72% della città metropolitana è coperta dall'area B, quindi direi sostanzialmente tutta, o comunque buona parte di essa. Dicevo però che non
Non bisogna vendere questo tipo di azione e di attività come la risoluzione di tutti i mali, perché anche da ricerche fatte da enti nazionali sui temi dell'ambiente e dell'inquinamento si evince in maniera più che chiara che il 9, il 10, l'11% a seconda degli studi e delle ricerche dell'inquinamento atmosferico è riconducibile all'utilizzo delle automobili. E tutto il resto dove va invece? E le ricerche ci stanno dicendo che il 40% o oltre il 40% della fonte di inquinamento atmosferica viene dal riscaldamento. Ed è il riscaldamento domestico, quindi il riscaldamento delle nostre case, dei nostri condomini, dove tutti noi viviamo, ed è quella la maggior fonte di inquinamento atmosferico. Magari uno non ci fa neanche caso. No, uno non ci pensa, anche se bisognerebbe probabilmente fare un ragionamento per chi è milanese, le domeniche a piedi, le cosiddette domeniche senza l'automobile, vengono normalmente a novembre. A dicembre è impossibile perché siamo sotto Natale, certo. A gennaio, a febbraio, perché non vengono a maggio? Dove comunque a Milano a maggio circolano le stesse auto, quindi non dico luglio, agosto, perché qualcuno potrebbe dire ma luglio, agosto sono tutti in ferie. Chi può farlo sì, e chi può andare poi in ferie, tra l'altro. ma al di là di questo, sicuramente le domeniche a piedi avvengono nei mesi invernali. Le auto che circolano a Milano a novembre sono le stesse che circolano a maggio, le medesime, quindi c'è la conseguenza diretta del fatto che a novembre piuttosto che a gennaio, perché dal 15 di ottobre al 15 di aprile sono in funzione i riscaldamenti, e quindi il tema è lì, il tema è ridurre le emissioni nell'ambiente dalle fonti di riscaldamento. Come lo si può fare? Riducendo l'utilizzo del riscaldamento. E per ridurre l'utilizzo del riscaldamento, questo però non significa lasciare le famiglie al freddo, perché non certo, è questa certo. Chiaramente la logica, ma significa semplicemente consumare meno riscaldamento e quindi isolare e riqualificare gli edifici. E non lo dico perché noi di mestiere facciamo questo o ci occupiamo di questo, e potrebbe sembrare assolutamente una risposta interessata. È una risposta che arriva da quelle che sono le ricerche di tutte le istituzioni scientifiche di questo paese, oltre a quelle ministeriali, che indicano nel riscaldamento la maggior fonte di inquinamento. Ma quindi banalmente, cioè, per provare anche a capire, no? Sì. Può essere banalmente la caldaia? La caldaia, assolutamente sì, la centrale termica, perché vivi in un condominio centralizzato, quindi la caldaia del condominio piuttosto che la caldaia del condominio termoautonomo, piuttosto quella della villetta, piuttosto che del singolo appartamento. Assolutamente sì, è lì dove si deve andare a lavorare. E siccome dicevo prima che aver fatto l'area B piuttosto che aver preso altri provvedimenti nel settore automotive portano Milano a essere in linea con le capitali europee, dal punto di vista invece dell'inquinamento atmosferico derivante da fonti di riscaldamento, Milano non è assolutamente in linea con le capitali europee. Negli altri paesi, e io non sono un esterofilo, anzi al contrario, negli altri paesi è dagli anni 90 che hanno deciso di fare politiche economiche che incentivano e che vanno a aiutare o a obbligare in alcuni casi le famiglie, quindi i condomini o comunque le abitazioni ad essere super isolate. Super isolare un fabbricato non significa chiudersi e non avere più la possibilità di respirare, significa semplicemente avere un maggior comfort, un miglior comfort, un miglior benessere abitativo e ridurre drasticamente i consumi. Quando io vado a isolare un fabbricato e mi accorgo che da una spesa media di 1.500 euro o anche 1.000 euro all'anno di riscaldamento passo ad una spesa che è di 700 o di 500 euro all'anno di riscaldamento, oltre ad essere contento perché ho delle risorse economiche che mi rimangono in tasca, certo, che nei primi anni sicuramente mi possono aiutare o servire per chiudere o per pagare questo investimento che faccio nella mia abitazione, di contro se consumo la metà vuol dire che
immetto in ambiente una quantità minore di emissioni di gas serra, di CO2 e di tutto quello che ne consegue. È tutto un e quindi di... sicuramente se io vado a ridurre i consumi dei riscaldamenti, vado a migliorare drasticamente quella fetta che oggi è il 40% del mio problema e quindi vado ad incidere sul grosso. Io posso pensare di circolare con un'auto ibrida, con un'auto elettrica, posso pensare di non circolare completamente, perché poi questo è il problema che sta venendo fuori oggi, e quindi chi aveva un Euro 4 è fregato per non usare il francesismo. È fregato nel senso che se oggi, cioè, per andare a venderlo deve andare a venderlo in una regione dove non c'è questo tipo di situazione, perché se non di quella macchina non gli riconoscono più nulla, perché ha perso completamente di valore. Quindi questo provvedimento, che è, ripeto, un ottimo provvedimento se lo guardiamo dal punto di vista dell'impatto ambientale, della crescita e dell'essere in linea con o al passo con quelle che sono le decisioni delle grandi capitali europee, fatto così in maniera abbastanza veloce, ha sicuramente messo in crisi qualche famiglia o ha azzerato il valore anche patrimoniale di qualche famiglia che magari con fatica si era comprata una macchina per poter andare in giro. Ma poi banalmente, al di là poi che sì, è sicuramente una cosa importante. Importante questa del fatto della svalutazione di un'automobile che magari è stata comprata l'altro ieri, per dire. Va bene. Può essere anche proprio un problema di mobilità, perché noi quando pensiamo a Milano, senza nulla togliere all'area B, che anche secondo me dal punto di vista di un avanzamento, di un'evoluzione, è importante, però bisogna anche tenere in considerazione che mentre sì, nel centro di Milano i mezzi di trasporto funzionano benissimo, per chi viene da fuori magari è già un po' più complicata, diventa un po' più un problema. Assolutamente è un problema, nel senso che chi viene da fuori sicuramente non è aiutato, e teniamo in considerazione che la nostra città di Milano riceve quotidianamente un bacino di utenza che arriva dalle province lombarde, anche dal Novarese, piuttosto che da Varese, da Como, da Lecco, da Bergamo, da Lodi, da Pavia. Ci sono una serie di utenti che entrano in città per cercare di andare a lavorare. Certo. Chiaramente lì fermo alla barriera dovrei comunque adeguare quello che è il servizio per poterli comunque portare poi nel loro luogo di destinazione. Anche perché immagino che chi vive già in centro Milano la macchina comunque penso che la utilizzi. Chi vive in centro Milano sicuramente si muove meglio coi mezzi. Probabilmente è anche abituato a muoversi meglio coi mezzi. Quindi è sicuramente un provvedimento non facile da comprendere, da capire per alcune famiglie, per alcuni cittadini, però ripeto, è un provvedimento che è stato definito, è stato deciso, sta bene, non voglio criticare il provvedimento. Ritengo però che un'istituzione come il Comune di Milano, che è sicuramente, se non il comune più importante d'Italia, comunque molto vicino ad esserlo, o tra i comuni più importanti d'Italia, non può non prendere in considerazione quello che è l'altro tema e l'altro risvolto della medaglia, non può pensare di non andare a fare politiche importanti, economiche, di incentivo nei confronti di questo tipo di settore. Certo. Qualcosina timidamente viene fatto, però secondo me è ancora poco rispetto alla forza con cui si sono stati fatti i provvedimenti dall'area C all'area B oggi e poi a quello che potrà eventualmente succedere in futuro. Tutto sommato è vero, io leggevo una ricerca nei giorni scorsi dove si diceva come si svilupperà il mondo dell'auto elettrica. Certo. E si parlava del 2040 con un numero di auto elettriche che saranno straordinariamente importanti. Bene, da qui al 2040 passano comunque più di 20 anni, o comunque 20 anni. Cosa facciamo nel frattempo, da qua ai prossimi 2 o 3 anni invece? Perché poi i temi vanno un pochettino snocciolati, nel senso che se ci si dà dei tempi biblici e molto lunghi, va bene, diventa complicato. Io poi ho una bimba che ne ha 13, tra 20 anni ne avrà 33, avrà probabilmente un'auto elettrica, sono contento per lei. Nel frattempo mi piacerebbe però riuscire a ridurre quelli che sono le emissioni e favorire comunque un ambiente più sano,
perché lei stessa comunque ci deve vivere per i prossimi 20 anni in questo ambiente, quindi gradirei che quando si compra l'auto elettrica possa arrivare comunque in una condizione di salute non peggiore, anche perché sempre le ricerche che ci sono un pochettino in giro ci dicono che nell'ultimo decennio sono peggiorati i valori, quindi non rimangono neanche costanti, cioè c'è un continuo peggioramento ed è esponenziale questo peggioramento. Proprio sotto questo punto di vista, no? Al netto del fatto che magari nei secoli passati non c'era un'informazione e una cultura, no? del risparmio dal punto di vista ambientale. Lei si è data una spiegazione per cui ancora oggi, con tutti i mezzi di informazione che comunque esistono e dove ci si può informare, quasi sembra che non ci sia questo tipo di sensibilità? Io penso anche banalmente alla persona che butta pezzo di carta per terra, mm-hmm. che è vero, 1 su 7 miliardi, dici vabbè, non succederà niente. Però in realtà poi non è uno, sono 7 miliardi che fanno così. Sono 7 miliardi di pezzi di carta. Voi fate informazione e quindi meglio di me sapete, vedete che cosa avviene dal punto di vista mediatico tutti i giorni. Gli argomenti con cui ci bombardano la testa quotidianamente si possono contare su una mano, è sufficiente. Ha mai sentito fare comunicati istituzionali sui temi ambientali? Ha mai sentito parlare di risparmio energetico? Ha mai sentito parlare degli incentivi statali che oggi sono a disposizione delle famiglie, salvo sporadici casi? Ma non c'è una pressante comunicazione da questo punto di vista, cioè viene lasciata al singolo operatore, viene lasciata al singolo volontario che cerca di professare quello che è da solo, quello che può essere un tema. E questo è completamente sbagliato, anche perché nella nostra regione Lombardia, perché poi i temi ambientali sembra che siano temi ambientali e che non si legano con i temi economici e finanziari. E anche questo è un errore madornale, perché è l'esatto contrario. Cioè, oggi i temi ambientali sono strettamente collegati con temi economici e finanziari. Le faccio un esempio stupido, banale, però è un esempio con dei numeri concreti. Nella sola regione Lombardia, oggi, la potenzialità di mercato nel settore della riqualificazione energetica del residenziale privato, quindi stiamo parlando dei condomini o delle case delle famiglie, ha un valore di circa 40 miliardi di euro, che fa tremare le gambe. Siamo seduti, quindi siamo tranquilli, però è un valore che fa tremare le gambe, ed è un valore che, se lo si guarda in Piemonte, 2-3 miliardi sotto, in Emilia qualcosina sotto, in Veneto più o meno a livello, e sono lavori, sono opere, è finanza ed è economia per i territori. È difficile che si vada a delocalizzare o a fare globalizzazione con la riqualificazione energetica. Certo. La riqualificazione energetica in Lombardia mediamente la fanno imprese lombarde. In Piemonte la faranno imprese piemontesi con professionisti mediamente lombardi o mediamente piemontesi, con ricadute sul territorio, cioè sul territorio diretto, certo. E le famiglie che risparmiano del denaro dal punto di vista dell'esborso per riscaldare casa hanno direttamente nel portafoglio questo denaro, che è a disposizione delle stesse, e probabilmente possono o risparmiare o comunque spendere o investire sempre sul territorio comunque le proprie risorse economiche. Un'economia sana. Non se ne sente parlare. Non se ne sente parlare, onestamente. Il dato che le ho citato è un dato che abbiamo condiviso con Regione Lombardia, che è in questo momento l'istituzione più attenta sotto questi temi, tant'è che è stato costituito un gruppo di lavoro, un tavolo, diciamo, dove Regione Lombardia ha avuto il piacere di ascoltare anche degli stakeholder, un po' tutta la filiera, perché ha cercato di mettere intorno a questo tavolo tutte le persone che fanno parte di questo tipo di attività. E questo è sicuramente positivo, perché è un inizio dove si capisce che la propria
istituzione più importante, diciamo quella regionale, se non andiamo proprio a quelle governative, cercano, colgono l'opportunità, la capiscono, perché tra l'altro la conoscono anche molto bene, e cercano di fare qualcosa per incentivare o per sensibilizzare le famiglie. Quando lei nella domanda diceva non c'è cultura, è vero, non c'è cultura, noi facciamo una media di 4 assemblee condominiali alla settimana. Con piacere o a volte anche con un po' meno, con un dipende, po' meno, diciamo, piacere, dai dipende dai, no, dipende un pochettino magari dal volume o dalla stanchezza che uno può avere, però si trovano delle famiglie che sono assolutamente interessate a conoscere. La famiglia italiana ha voglia di sapere, ha voglia di avere informazioni. Se si riuscisse a far sì che ci fossero delle informazioni canalizzate dai media, ma dal punto di vista istituzionale, sarebbe sicuramente molto più facile. Oggi abbiamo nel nostro paese i più importanti incentivi fiscali che ci siano al mondo, e abbiamo la condizione più favorevole per dare anche questo tipo di sviluppo e di opportunità. Bisogna fare un grosso sforzo e da questo punto di vista noi costantemente stiamo chiedendo alle istituzioni di fare l'istituzione e quindi di infilarsi questo ruolo di promotori verso questo tipo di attività, perché ripeto, sono attività che legano l'ambiente. Stasera stiamo parlando proprio di ambiente, di inquinamento, e siccome ci rendiamo conto che la maggior fonte di inquinamento è dovuta al riscaldamento, le strade sono due: o lo spengo, ma non va bene, certo, perché non è corretto vivere in questo modo, oppure cerco di intervenire per ridurne i consumi. Se mi accorgo che intervenendo per ridurre i consumi, contemporaneamente creo un beneficio economico e finanziario e sociale per il territorio, perché mi viene no? Da dire, cosa state aspettando? Ma io un'idea, forse me la sono anche fatta, però ovviamente un'idea personale, che non è una cosa che noi... in questo momento le sto proprio parlando dal punto di vista di un pensiero personale. E probabilmente sono cose, come diceva lei prima, no? Quando si pensa all'inquinamento ambientale, sembra la percezione che non sia un qualcosa che ci compete direttamente di lì a pochi metri, no? E quindi ci sono quei 3-4 macro temi che fanno un pochino più di notizia, di diciamo, audience. Di audience, e quindi questi argomenti poi nel 2040, quando ci sarà davvero un'emergenza... Ma secondo me l'avremo prima il problema del 2040. Parlando con le famiglie, perché comunque noi siamo sul territorio e parliamo con le famiglie, effettivamente il tema ambientale è poco sexy. Certo. E quindi lo si dice in maniera molto, molto serena. Però forse quando, però quando lo si, spiega che cosa significa l'inquinamento realmente e che come si può andare a intervenire su quello che è l'inquinamento atmosferico, c'è una buonissima attenzione, c'è un'alta attenzione, certo, da questo punto di vista. E fortunatamente ci sono anche dei riscontri sul territorio di condomini, di famiglie che hanno comunque deciso di fare questo tipo di salto, di passaggio, di investimento, perché ne hanno colto l'opportunità. Bene. E sono contente sicuramente da un lato economico, perché vedono prima il risparmio energetico come risultato concreto, e poi capiscono che questo risultato concreto, che tra l'altro gli sta generando una plusvalenza economica, significa anche migliorare le condizioni ambientali dove tutti noi viviamo. Cosa che dovremmo fare probabilmente tutti. Siamo quasi in chiusura. Io, come sempre, quando faccio queste interviste, faccio vedere delle immagini, no? Che sono un po' delle immagini simbolo rispetto magari a un argomento che si tratta, e chiedo poi ai miei ospiti di commentarle. Io chiedo alla regia se mi può far passare l'immagine 1, che è un personaggio, diciamo, eccolo qui, lo possiamo vedere, lo può vedere anche sullo schermo, un personaggio, diciamo, di spicco, no? Nel panorama internazionale. Si dice che sia la persona più importante del mondo. E la domanda è questa: nel momento in cui una dei personaggi più importanti a livello mondiale prende anche quasi un po' in giro, schernisce un po' la questione ambientale, come si fa a sensibilizzare la gente del contrario? Non è una domanda facile, senza entrare in polemica, però ci proviamo, nel senso che credo che
il Presidente degli Stati Uniti stia prendendo delle posizioni più politiche che di credo e di Certo, convinzione, che poi abbiamo nel preso senso Trump, ma che potrebbero essere anche altri. ce ne sono tanti altri. C'è una lunga lista allora da questo punto di vista. Credo che siano più delle posizioni politiche, probabilmente anche a vantaggio di alcune lobby. È più facile sicuramente seguire un'onda che si è seguita per un periodo molto lungo, Certo. storico, piuttosto che mettersi di traverso e prendere delle decisioni che possono sembrare impopolari, ma che possono sicuramente Più essere innovative concrete. e più concrete. Va bene, chiedo alla regia adesso la seconda immagine, che invece è un'immagine che è una di quelle cose di cui parlavamo prima, no? Che non abbiamo la percezione Sacco del di gente. domani, ma insomma un po' più in là. Ecco l'immagine. Oggi leggevo che nel 2040 saremo 9 miliardi. Non è che forse anche Tanti. questo è un po' un problema? Certo, è un po' impopolare fare un discorso di questo tipo, no? Perché ovviamente è proprio contro natura, no? Il fatto della conservazione della specie e così via. Però forse siamo in troppi rispetto al pianeta che ci sta ospitando. Forse dovremmo imparare a condividere meglio con il pianeta che ci ospita e a gestire meglio quelli che sono gli spazi, i territori. Anche dal punto di vista urbanistico, per esempio, saremo sicuramente in tanti, però probabilmente non riusciremo a fermare questo tipo di crescita demografica. Dobbiamo essere sicuramente pronti a gestire questo tipo di crescita e dobbiamo essere pronti a condividere con il territorio che ci ospita, quelli che sono gli spazi e a rispettare il territorio al meglio, perché da questo punto di vista è forse l'unica strada che abbiamo. Qui, non è certamente solo il tema della riqualificazione energetica, Certo. che è a questo punto, forse anche un po' più marginale, o comunque è uno dei temi che può contribuire a migliorare il nostro ambiente, ma sicuramente c'è un tema anche urbanistico, c'è un tema comunque di vivibilità e di gestione comunque degli spazi, Ecco, senza andare a parlavamo. pensare di dover consumare del suolo, che comunque Esatto, noi negli ultimi parlavamo anni proprio è di stato questa cosa consumato a sufficienza. del consumo, e allora chiedo l'ultima immagine, il famoso overshoot. Che cos'è l'overshoot per chi non lo sapesse? È la quantità, no, di materie naturali che la Terra mette a disposizione delle persone ogni anno. Ebbene, nel 2018, il 1º agosto, avevamo già consumato tutte le risorse naturali Dell'anno. dell'anno. Ecco, la domanda che le faccio, l'ultima domanda in chiusura è questa: non è che forse viviamo in una società un po' troppo veloce, che non fa attenzione a quelle che possono essere appunto le peculiarità, in questo caso, di un risparmio, no? Di un consumo meno drastico? Beh, sicuramente sì, nel senso che viviamo in una società che non solo è troppo veloce, ma sta perdendo di vista, anche quelli che sono i valori che c'erano e che probabilmente non siamo riusciti a tramandare. Questo è un problema però della nostra generazione. Non Certo. si può dare colpa solo alle generazioni passate. È sicuramente un problema della nostra generazione che deve essere capace di riprendere un pochettino quelli che sono i valori per cercare non tanto di non correre. Si può anche correre, si corre tutti, ma di correre forse in maniera un po' più adeguata e di cercare di avere un po' più di riguardo sia per la propria vita che per la vita comunque di coloro che ci stanno vicino. Perfetto, penso che sia questa la chiusura perfetta di un'intervista sull'ambiente. Io la ringrazio per essere Grazie mille stato a voi. qui con noi. Ricordiamolo, Manuel Castoldi, presidente di Rete Rete Irene. Irene. E io ringrazio tutti voi per averci seguito. Vi invito a rimanere collegati sulla nostra pagina di Milano News per il proseguo delle trasmissioni. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Good Night Milano. Buonasera.